Carissimi, non prestate fede ad ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per assaggiare se provengono veramente da Dio. Ecco qui, noi abbiamo delle ispirazioni, delle idee, abbiamo anche lo Spirito Santo dentro, ma non siamo mica sicuri che quella cosa che ci viene, quell'idea, quella realtà che sta nascendo, venga veramente dallo Spirito Santo. Potrebbe nascere dallo Spirito Santo, perché noi abbiamo dentro lo Spirito Santo, però dentro abbiamo anche la nostra psicologia, c'è anche un tipo che si chiama diavolo, ma senza andare fino lì, perché non mica sempre ascoltiamo il diavolo, però c'è anche la nostra psicologia, le nostre passioni, il nostro temperamento, le nostre abitudini, capite? E quindi non è detto che un'ispirazione venga veramente dallo Spirito Santo. E allora cosa vuol dire questo vagliare ogni ispirazione, metterle alla prova? Vuol dire metterle nella comunione, nella comunità. Ecco che nella comunità verifichi se quella cosa viene veramente da Dio. Se è una cosa veramente grande, si va dal parroco, oppure se pensate se è una cosa grossissima, dal vescovo, dal papa, insomma c'è anche delle persone che ci possono aiutare a capire la volontà di Dio nelle cose grandi. Nelle cose semplici magari è la mia famiglia, che è una piccola chiesa, e lì posso già condividere. Ecco, allora confrontandomi con i fratelli e a volte confrontandomi con chi ha la grazia per me in quel momento di dirmi la volontà di Dio, di farmi capire cose che io non capisco, ecco, allora così posso capire se quella cosa veniva da Dio o non veniva da Dio. Ecco, vedete com'è bello. Noi non abbiamo il dono dello Spirito Santo, ma non abbiamo mai la certezza che stiamo seguendo lo Spirito Santo. E allora abbiamo bisogno della comunione, della comunità, abbiamo bisogno di avere dei fratelli e delle sorelle con cui camminare per verificare quello che nasce dentro di me. È bellissimo questo. Cioè non possiamo seguire Dio da soli, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno degli altri. Questa è una cosa molto bella.